New York, Liverpool, Santiago del Cile, New York, Liverpool, oceano. Proprio in mezzo. E lì, a quel punto, cadde il quadro. A me mi ha sempre colpito questa faccenda dei quadri. Stanno su per anni, poi senza che accada nulla. Ma nulla, dico. Fran! Stanno lì, immobili. Con tutto immobile attorno, ma loro ad un certo punto... Fran! Lì, attaccati al chiodo, nessuno gli fa niente. Però loro... Fran! Perché proprio quell'istante? Non si sa. Cos'è che succede a un chiodo per farlo decidere che non ne può più? C'è un'anima anche lui, poveretto? Prende delle decisioni? Ci avrà discusso a lungo col quadro? Poi si sono messi d'accordo. Una data, un'ora, un minuto, un istante, è quello? Fran! O lo sapevano già dall'inizio i due? Senti un po', io mollo tutto fra 7 anni. Vabbè. Allora intesi, eh? 13 maggio. Vabbè. Facciamo alle 6. Possiamo fare 6 meno un quarto? Va bene. 6 meno un quarto. 7 anni dopo, 13 maggio, 6 meno un quarto. Fran! È una di quelle cose che è meglio che non ci pensi, se no ci esci matto. Quando cade un quadro, quando ti alzi al mattino e non la ami più, quando apri il giornale e leggi è scoppiata la guerra, quando vedi il treno e pensi io devo andarmene da qui, quando in mezzo all'oceano, 900, alzò lo sguardo dal piatto e mi disse io fra 3 giorni scenderò da questa nave a New York. Ci rimasi secco.